Di che le macchine ti danno un sacco di emozioni, la gente che pensa che siano solo pezzi di ferro non capisce cazzo. Bentornati amici su Officina del Pilota. Oggi analizzeremo pregi e difetti della Mazda RX-8, focalizzando la nostra attenzione su un argomento importantissimo: l'affidabilità del motore. Prima di comprare una Mazda RX-8, cosa dobbiamo controllare e soprattutto come dobbiamo mantenerla nel tempo per farla durare più a lungo possibile? Ci spiegherà tutto Francesco, il proprietario a bordo della macchina. Buona visione! Come stai, Fra? Bene, bene, si va alla grande. Oggi è pure bella giornata. A parte il vento. È come una moto. Sì, sì. Andiamo subito al sodo. Questa è una macchina che qualche anno fa te la tiravano appresso, come si dice qua a Roma. È vero. La trovavi dai 3.000 a 4.000 euro. Assolutamente sì. Adesso si stanno già rivalutando. Sì. Vogliamo spiegare un attimo perché e se è vero che questa macchina è così delicata come dicono? Allora, secondo me si stanno rivalutando soprattutto perché la gente comincia a capire come va utilizzata. Questa non è una macchina normale e non può essere utilizzata come una macchina normale. Di fatto non ha i pistoni. Ecco. Quindi già questo è diciamo il primo cambiamento reale della macchina. Fondamentalmente ha bisogno di una manutenzione molto più frequente e ovviamente ha bisogno di una manutenzione ad hoc fatta con la testa. Vanno seguite delle linee guida che secondo me sono imprescindibili. La cosa principale è la miscela. Non è una macchina che va a benzina. Non può essere messa solamente la benzina. Perché? Perché il rotore, girando all'interno, diciamo, di quella che dovrebbe essere la camera di combustione, fa molto attrito con le pareti. E quindi che cosa succede? Che senza un adeguato, diciamo, lubrificante va a creare dei difetti sulle pareti della camera, che fanno sì che il motore perda prima la compressione, fino a che ovviamente si rompe del tutto. Questo fa sì che quando si fa benzina si va a mettere una miscela con l'olio due tempi, il classico due tempi delle moto, diciamo. Io personalmente, grazie anche a internet, insomma, mi sono informato, utilizzo la miscela o allo 0,5% se non faccio un utilizzo, diciamo, troppo intenso, quindi se non la tiro troppo, oppure in caso voglio andarmi a fare un giro in montagna o in pista si passa allo 0,8%. La prima cosa da controllare, ovviamente, se si ha la possibilità, sarebbero i valori di compressione del motore, perché quelli indicano l'effettiva, diciamo, situazione del motore, quindi se sta bene, se ha problemi o altro. In più, capire chi ce la vende, se ha fatto la manutenzione adeguata, perché sia chiaro, è una macchina che ha bisogno di una manutenzione continua, ogni 3.000 km massimo il tagliando, essenziale utilizzare olio minerale, massimo semisintetico, no sintetico. Perché? Perché? Perché il sintetico rilascia dei residui carboniosi all'interno della camera di combustione che a lungo andare vanno a creare decompressioni, problemi particolari e fanno sì che alla fine il motore ceda. Pare che questo 1.3, il Wank, il motore rotativo, equivale valga un 2,6 litri di un motore normale con i pistoni normali, quindi ci sta anche che consuma un po' di benzina. Considerando che comunque abbiamo 230 cavalli, trazione posteriore, la macchina non è proprio leggerissima. Quanto pesa quest'auto qui? 1400 kg, è un peso abbastanza esagerato, però è dato dal fatto che innanzitutto non ha i montanti, perché un'altra particolarità di questa macchina è che le portiere posteriori si aprono alla Rolls Royce a vento, diciamo. Quindi che cosa succede? Che mamma Mazda ha pensato bene, visto che non ci sono dei montanti veri e propri, di inserirli all'interno delle portiere posteriori, proprio sul lato. In più, nelle portiere sia anteriori che posteriori ci sono due traverse di metallo che fanno sì, diciamo, danno rigidità a tutto quanto il telaio e fanno sì che non si vada a torcere anche soprattutto nei tornanti o comunque quando si fa una guida un po' più sportiva. Questa, per accenderla, bisogna fare così. Clicco questo pulsantino qui. Modifica ad hoc. E poi. Eccola.
Eccola. Perché? Il problema reale è l'accensione a caldo, non a freddo. Il rotore non, o meglio, quella che dovrebbe essere la camera di combustione, prende troppa benzina, quindi che cosa c'è? Non riesce a bruciarla tutta quanta e fatica ad accendersi, di conseguenza si imbratta. Un po' come la moto quando da spenta tieni l'acceleratore, diciamo, la ingolfi. Quindi questa modifica è stata fatta proprio per evitare questo, soprattutto per poterla utilizzare senza dover aspettare che si freddi la macchina o altro. Basta semplicemente, quando si va a spegnere la macchina, spegnere prima la pompa della benzina, in modo tale che non arrivi più benzina alla camera di combustione, dopodiché si spegne la macchina e via. E questo è anche il motivo della spia motore accesa. Io so che tu, prima di comprare quest'auto qua, eri un po' scettico. Io l'ho sempre criticata, un po' come la volpe che non arriva all'uva, e non l'ho mai apprezzata per quello che è. E anche perché comunque io sono un purista, mi piacciono molto le JDM anni 90, anni 80 anche. Questa siamo over 2000, del 2004 questa in particolare, quindi è una macchina che non fa parte, diciamo, dei miei modelli di auto preferite. Mi sono ricreduto perché sinceramente ero molto molto attratto dal rotativo. Ho avuto la possibilità di vederne e provarne una, e l'erogazione che ha questo motore per me è impareggiabile, e con tutto che vengo da Honda, quindi parliamo di motori VTEC che girano comunque molto alti, hanno un'erogazione anche quelli bellissima. Quindi ho deciso di provare, insomma, ho trovato questa occasione, ho deciso di provarla e devo dire che ho fatto un grande acquisto. Ad oggi ne sono molto soddisfatto. Questa trazione posteriore è differenziale da auto bloccante di serie. Di serie, esattamente, sì sì. Perché questa quanti cavalli ha? Questa è 1.231 cavalli a libretto, ovviamente. Purtroppo ha una nomea un po' cattiva, perché in realtà pare che alla ruota ne eroghi molti di meno, circa 195. Questa in particolare ha diversi lavori effettuati e posso garantirti che li eroga tutti, 230. Okay. Sì, hai modificato l'impianto frenante? Sì, esattamente, ho fatto in questo momento montapastiglie sportive. I dischi comunque sono uguali agli originali, sono stati sostituiti, ma sono uguali agli originali perché già di serie montava un disco molto ampio. Se non sbaglio, non vorrei dire cappellate, dovrebbe essere 2,80 di dimensione. E inoltre ha i tubi in treccia, quindi non si surriscalda, insomma, frena sempre. Che bella, ragazzi! Ho capito che volevi dire prima. Non ti sei ricreduto. Nonostante la mole della macchina, perché comunque parliamo di una macchina che pesa, come abbiamo detto prima, 1400 kg ed è anche molto lunga, nelle curve si comporta molto bene. Io vengo da auto piccole, tipo un Honda CRX del 90 che avevo prima, una Civic K, ho avuto anche un EG, quindi parliamo comunque di macchine più piccole e anche più leggere. Non trovo tantissima differenza nelle curve, nel misto stretto, come diciamo, e piace, a me piace molto perché ti perdona tanto. Ecco la differenza tra gli altri motori e il rotativo. Non ti dà quella botta come quando senti le classiche nel momento in cui entra il turbo? Esatto. È molto più fluida l'erogazione, arriva bella alta e ti perdona anche molto per quello, io penso, perché è distribuita bene. Esattamente, comunque parliamo della distribuzione del peso 50-50, è para-para, quindi si comporta come tale in strada. E sì, è praticamente assente quello che si chiama turbo lag, diciamo, perché giustamente sì, la macchina ha l'erogazione uguale dai 1000 ai 9500 giri. Bello, sai che anch'io monto un Magnaflow sullo Mini? Bello, uno scarico ha un timbro particolare. Ha un bel timbro, sì. C'è da dire che anche l'assetto fa la sua parte. Quanto costa adesso questa macchina? Perché è un poca spesa tanta resa, sembra una frase fatta. Attualmente si trovano col motore, diciamo, da rifare tra i 3 e i 4.000 euro. Dai 4.000 euro in su si trovano macchine marcianti, purtroppo parliamo comunque di macchine che hanno qualche problema a quella cifra,
quando ci avviciniamo verso gli 8-10.000 euro troviamo una macchina come questa, quindi con diversi lavori effettuati, con tutte quelle che sono le modifiche consigliate su questo tipo, su questa tipologia di macchina, e quindi più godibile sicuramente. Vedi che buche che abbiamo qua. E comunque questa macchina sembra essere anche molto molto comoda. È una cosa che ritrovo sempre nelle auto giapponesi, anche quelle degli anni 90. Nonostante 17 anni, non parliamo proprio di una giovincella, è messa molto bene, con tutte le buche che abbiamo si comporta comunque bene. È una macchina intera, diciamo, non ci sono scricchioli vari, no, o problemi di qualche tipo. Quindi sicuramente il fatto che da quando sia nata ad oggi è stata tenuta bene, quindi diciamo sono state fatte le dovute cure, fa sì che la macchina ad oggi ancora vale. Vale e va anche molto bene ed è divertente da guidare. Sa, pochi giorni fa ho fatto questa strada con la Lotus, la XJS. Sì. Ovviamente è un po' diversa, ma mi sto divertendo davvero tanto con sta macchina. Ne sono contento. Tutte le Mazda, le MX-5, anche la RX-7, questa del cambio è una particolarità che io adoro, mi piace proprio tanto. È piacevole da guidare in ogni situazione, sia che vai piano, sia che vai un po' più spinto. Proprio bravi Mazda. È vero, io ho avuto anche un MX-5, una NPFL, una 1800. Ah. E devo dire che poi è quella, diciamo, è stato il mio entry level sulla trazione posteriore. E devo dire che come mi sono divertito con quella macchina, con poche altre. E il cambio è fantastico, ma il cambio è fantastico su tutte le auto giapponesi, come detto. E penso che sia una componente sul quale ci spendono parecchio, secondo me. E si vede. La mascherina si vedrebbe il sorriso. È perfetto, ma lo senti? Anche in rilascio c'è questo suono veramente bello. Lo voglio far sentire bene in questa parte. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Se vi piacciono le auto, e che auto? Ecco, appunto, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella, così noi ci possiamo vedere pure domani. Assolutamente. Raga, più seguite, più video fa lui. Esatto. E più se divertiamo noi. Ciao a tutti, ciao Franci, grazie. Ciao belli.